preso nel silenzio, la sua parola per noi. Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della città di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E con queste parole che noi diamo inizio a questa suggestiva ma particolarissima tradizione della fiorita nella piazza del nostro paese, affidando la nostra parrocchia e la nostra città alla protezione di colei che veneriamo come patrona nel giorno dell'Immacolata Concezione. E quest'anno è doveroso chiedere alla Madonna una benedizione particolarissima che riguarda il nostro paese, che riguarda la nostra patria, che da vicino tocca tutte le persone che particolarmente sono state colpite dal terribile contagio e continuano. Mi permetto una parola proprio di preghiera. Io sono convinto che a strappare la protezione di Maria non siano le preghiere dei grandi, ma siano quelle dei bambini. I nostri bambini hanno la responsabilità oggi, ma non solo da oggi, e il dovere di chiedere a Maria Santissima proprio la protezione da questo contagio e la liberazione. E questo proprio in coincidenza anche con l'altra immagine carissima al nostro paese, che è il crocifisso custodito in questo santuario, verso il quale, in collaborazione con l'intercessione mariana, io nella festa del crocifisso ho posto un voto che ci porta a essere pellegrini, a ringraziare, qualora la cosa andrà sicuramente bene, la protezione che abbiamo ricevuto. E vorrei proprio, così che fossero i bambini, alcune delle preghiere dei bambini che sono attaccate alla corona che verrà proprio a incoronare l'immagine della Madonna, così a dare, come dire, suggello alla nostra preghiera. Ti prego, Maria, di proteggere tutte le persone a cui voglio bene e di non farle morire. Maria, porta pace e amore in tutto il mondo. Allontana da noi il contagio. Cara Madonnina, vieni giù dal cielo e avvolgici nel tuo manto. Dona tanta pace a chi soffre e tanto amore a chi ti porta sempre nel cuore. Tu che puoi, aiuta tutti noi a superare difficoltà e soprattutto manda via questo virus, così possiamo finalmente riabbracciare i nostri cari, in particolare i nostri nonni. Cara Maria, vorrei che questo coronavirus finisse e ti ringrazio per tutto quello che tu ci dai e vorrei che ancora una volta i nostri nonni e le persone più fragili vengano guarite dalla tua protezione, sia pace nelle nostre case. Anch'io, a nome della città di Castel San Pietro, rinnovo e mi associo alla devozione di questa città per la Madonna, perché ci protegga. Proprio oggi avete visto che è iniziata la vaccinazione dell'uomo, di tutti noi altri. È un bel segno che sia nella giornata dell'Immacolata, credo, e se la scienza e la tecnologia ci aiuteranno a superare la pandemia in termini sanitari, credo che ognuno di noi, come dice il Vangelo, uomini e donne di buona volontà, debba poi invece operare per tenere unite le persone, unite le famiglie, unite le comunità, perché
gli effetti della pandemia saranno anche e soprattutto di carattere sociale. Per cui chiediamo alla Madonna e a noi stessi, alla nostra buona volontà, di preservarci soprattutto nelle chiavi del volerci bene, della solidarietà, del reciproco aiuto. E adesso ancora le preghiere ufficiali che precedono la benedizione. Signore, ti raccomandiamo la Chiesa, perché sull'immagine di Maria non si stanchi mai di essere testimone del Vangelo. Preghiamo, ascoltaci, Signore, per le nostre comunità parrocchiali, perché possano condividere le risorse che posseggono attraverso la collaborazione e la comunione fraterna. Preghiamo, ascoltaci, Signore. Per i governanti della nostra città e della nostra nazione, per quanti si adoperano per il bene sociale, per le forze pubbliche e i volontari di qualsiasi associazione, ricerchino tutti il bene e il vero nella solidarietà. Preghiamo, ascoltaci, per tutti i nostri ammalati e soprattutto per quelli colpiti dal contagio e dalla solitudine. La Madonna porti a tutti la consolazione e la speranza. Preghiamo, ascoltaci, o Signore. O Dio, che hai voluto Maria, amata e venerata da tutte le generazioni, per sua intercessione accogli ed esaudisci le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso la corona che sale, e quando sarà giunta a incoronare la Madonna, la benedizione che deve abbracciare tutti quanti. Thank you.
E adesso la benedizione che scelta su di noi, sulla nostra città, sulle nostre famiglie, sugli ammalati, sui bimbi. Per intercessione di Maria Santissima, Immacolata Concezione, vi benedica e vi protegga il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Averci fatto partecipare a questa giornata e poter essere ancora una volta vicino alla Caritas. Grazie. A questo punto qui, il nostro momento qui in piazza ha avuto la partecipazione, ma soprattutto la collaborazione di tante persone. Cominciamo a ringraziare i vigili che ormai da tanti anni sono presenti a questa manifestazione. Ringraziamo i carabinieri in congedo, che hanno donato anche quest'anno la corona con la quale Maria è incoronata. Ringraziamo tutti i volontari delle varie associazioni che hanno collaborato e che collaboreranno ancora in questo periodo che precede, che segue il Natale. E ringraziamo i Lions che hanno donato alla Caritas e naturalmente la Caritas con il suo impegno verso tutti quanti bisognosi. Saluto particolare alle autorità del nostro paese, dal sindaco e tutti coloro che lavorano nel comune, i carabinieri e i vigili urbani e tutte quante le altre forze che collaborano per questo nostro incontro tradizionale. Non vorrei aver dimenticato nessuno, perché probabilmente così, i Vigili del Fuoco che sono ancora qui presenti, l'Associazione Nazionale Carabinieri, che ho già ricordato per quello che è stato fatto, e da parte mia e da parte di tutti quanti coloro che vivono
e collaboro nella parrocchia, già fin da adesso gli auguri di un buon Natale.